dove le bellezze della natura abbracciano secoli di storia. Città posta in alto, questo è il significato di Agropoli, nome che deriva dalla sua posizione di preminenza, arroccata com'è sul promontorio, con le pareti delle case tagliate a picco sul mare, su cui svetta l'antico castello angioino aragonese, che durante il Medioevo costituiva il fulcro di difesa della cittadina. Oggi Agropoli è il più grande agglomerato urbano del Cilento. Conserva un bellissimo centro antico al quale si accede tramite una lunga e comoda gradinata che termina con la porta antica. È molto suggestiva anche la baia di Trentova, dove il mare è particolarmente limpido e cristallino. Narra un'antica leggenda agropolese che i gabbiani sono le anime dei pescatori defunti e con i loro voli indicano l'arrivo di un abbonaccio o di una tempesta. Ad Agropoli, nel XVIII secolo, imperversò una carestia seguita da una grave pestilenza. Mancava il cibo e quello che c'era era infetto. Gli abitanti potevano cibarsi solo del pescato. Il mare in tempesta per diversi giorni impedì ai pescatori di salpare e dedicarsi alla pesca. Il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche portò alcuni giovani ad intraprendere lo stesso la battuta di pesca per evitare ai loro familiari la morte. Ma un'onda tremenda travolse le barche, scaraventandole negli abissi marini. San Pietro e San Paolo assistettero alla drammatica vicenda, provando pietà per gli sventurati marinai. Li trasformarono in gabbiani, segnalatori di tempesta ai pescatori che si spingono al largo. Ci troviamo nella splendida Agropoli. Mi dica, lei è di Agropoli o è in visita? No, io sono agropolese e sono anche orgoglioso di esserlo, in quanto abbiamo una bellissima cittadina e a mio avviso c'è un'altissima qualità della vita, per cui a volte esserci nato è una forma di passione in più, ma oggettivamente è una bellissima cittadina. E mi può dire i luoghi che un turista deve per forza visitare quando passa ad Agropoli? Il centro storico, il lungomare, la baia di Trentova, lo scoglio di San Francesco, il convento e anche tutta chiaramente diciamo, le colline che ne sono alle spalle sono molto suggestive. Cosa ci può dire della città di Agropoli? Ma Agropoli innanzitutto nasce come città alta di Pestum, dell'antica Magna Grecia. Acropolis, città alta, è una ridente cittadina, 23.000 abitanti circa, è la più grande del Parco Nazionale del Cilento come abitanti ed è la più grande del Cilento in senso assoluto. È una città che è prevalentemente sul mare, c'è tanto turismo, la pesca è un comparto che purtroppo negli ultimi tempi ha avuto un, diciamo,
un'angolazione diversa, minore rispetto al passato. Una volta qui l'economia si basava solo sulla pesca, oggi invece insiste una zona industriale molto molto importante a nord-est, tra i comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento e Cicerale. È una città turistica innanzitutto, che vanta anche un buon quoziente di posti letto, ed è una città dove c'è un clima straordinario. Le si immagini che per una coincidenza di venti, lo scrivono gli libri interessati, questa è una delle città più calde della Campania, e questo è molto, molto bello. Ha un porto turistico che è il più grande dopo Napoli fino a Reggio Calabria, e quindi ci sono i presupposti per stare benissimo. Una volta c'era anche una grande comunicazione, 4 radio, una televisione, c'erano 4 discoteche, 4 night. Adesso invece si è un po' ridimensionato questo fenomeno con il passare del tempo, però devo dire che ha mantenuto uno status di grande accoglienza, non fosse altro perché poi ha la stazione ferroviaria, che è dunque collegatissima. Credo che forse hanno sbagliato ad individuare Castellabate, che pure è bella come Benvenuti al Sud. Quando si viene da Agropoli c'è proprio un'apertura straordinaria per far capire che cos'è il Sud. Fra l'altro, in una regione come la nostra, che è la più bella secondo me, tra la costiera amalfitana, la costiera cilentana, i monti che ci sono, qui siamo proprio nel Parco Nazionale del Cilento. Si immagini che Agropoli è zona attigua, però fa parte anche del Parco Nazionale, e Trentova è zona A del Parco Nazionale, dove ci sono 5 vincoli tra la Galassia, la Galassina e via dicendo, il Parco Nazionale. Siamo patrimonio dell'UNESCO, c'è uno scoglio di San Francesco che è monumento nazionale, ci sono ben 11 chiese, cioè, insomma, Agropoli è una città da visitare per forza nella vita. In senso assoluto, è bellissima. Siamo al porto di Agropoli con Natale, in un luogo davvero suggestivo che si presta a tante modalità di turismo, tra queste anche il turismo sportivo, il turismo di coloro che come Natale decidono di prendere nel fine settimana, inforcare la loro bicicletta e conoscere il territorio dalle due ruote per respirarne i profumi, guardarne i paesaggi e lasciarsi suggestionare, insomma, dagli scorci sicuramente molto molto interessanti. Allora Natale, ci vuoi raccontare il tuo percorso di oggi? Sì, il mio percorso di oggi. Buongiorno, innanzitutto sono Natale, vivo a Torchiare nel cuore del Cilento. Niente, il mio percorso è molto semplice, diciamo che io sono giusto 2 ore di percorso che faccio, scendo da Torchiare, dal Cilento, arrivo a Pestum, mi faccio il porto di Agropoli, in cui mi vengo a visitare sempre ogni fine settimana, come diceva lei, il mio porto di Agropoli, perché mi piace tanto il mare e la montagna, quindi abbiamo la possibilità di fare questo percorso e ne sono molto contento di vivere in queste località. Sono percorsi molto frequentati da altri ciclisti o no? Sì, molti ciclisti, perché diciamo molte, diciamo, bici da corsa, perché la strada qui poi permette, e io incontro molte bike come la mia, che facciamo dei percorsi anche dei serati dove abbiamo dei percorsi nostri interni molto belli. Ultima domanda, immagino che, insomma, il fine settimana sia il periodo ideale per poter girare, ma durante tutto l'anno? Diciamo questo è il periodo più bello, perché poi nel cuore dell'estate è molto caldo, quindi però questi sono i momenti più belli, fine ottobre, inizio novembre e poi anche in primavera, e anche nei fine settimana, nei periodi anche un po' più freddi, perché quando non c'è pioggia permette sempre di girare tranquillamente, anche perché non c'è molta affluenza di turismo, quindi nei periodi un po' più è più bello da passeggiare anche e da vivere il mare. Perfetto, allora ti salutiamo come si salutano i ciclisti, in gamba. Grazie, grazie, arrivederci. Il sabato pomeriggio il porto di Agropoli è frequentato da pescatori, da ciclisti e anche da gabbiani. E non solo, anche da avvocati a quanto pare. Ciao Benedetta. Ciao, buonasera a tutti. Benedetta ha pensato bene di approfittare di questo fantastico pomeriggio per godersi un po' il paesaggio. Tu sei proprio di Agropoli?
Sì, sono di Agropoli e lavoro anche fuori, quindi quando sono qui a casa ne approfitto per fare una passeggiata, rilassarmi e godermi la bellezza dei posti di casa, fondamentalmente. Questo è un posto che effettivamente mette pace, è un posto che merita, è un posto valorizzato abbastanza? Ma è un posto che resetta proprio il cervello, è bello di suo, diciamo che teoricamente non avrebbe bisogno di valorizzazione, tuttavia da un punto di vista commerciale, economico, qualsiasi posto non prescinde da una valorizzazione. Quindi sicuramente Agropoli è bella, bellissima, ma valorizzata sarebbe ancora più bella. Poi bisogna un attimino cercare di capire cosa debba intendersi per valorizzazione, credo. Appunto, secondo te in che direzione potrebbe orientarsi il turismo qui ad Agropoli? Quali sono le potenzialità che non sono state ancora sfruttate al meglio? Ma diciamo che innanzitutto il problema della valorizzazione forse è un problema anche proprio della regione Campania, un problema del meridione, ecco, ci sono dei posti al nord che sono bellissimi perché sono valorizzati, sono collegati bene e non hanno le bellezze dei nostri posti. Per valorizzazione io penso innanzitutto che essendo posti di mare è impensabile voler creare delle industrie o un qualcosa che spersonifichi quella che è l'identità del posto, quindi valorizzare quello che c'è. Noi abbiamo il mare, abbiamo il sole da maggio fino a oggi è 6, 7, 8 novembre, è una giornata estiva ed è assurdo che ristoranti sul mare, lidi, siano chiusi e che chiudano il 31 di agosto. Valorizzare questi posti significa fare turismo balneare, di balneazione e quindi tenere le strutture aperte, credo, da almeno fine aprile, periodo di Pasqua, fino a ottobre inoltrato. Questo per me è la valorizzazione primaria di Agropoli e dei posti come Agropoli. Vieni spesso qui al porto? Sì, abito a pochi metri da qui, quindi ne approfitto e per me è casa questo posto e mi piacerebbe vederlo valorizzato con delle strutture sempre più all'avanguardia. Purtroppo però è già bellissimo così, quindi per me va bene così. Che ora inizia la giornata di un pescatore? La giornata di un pescatore non ha inizio, non ha fine, perché non c'è orario. Un pescatore c'è la mattina presto per andare a mare, se torna deve pulire le reti, deve riparare. Non è che fa solo il mestiere del pescatore, purtroppo. Si è modernizzato con gli strumenti che ci sono, è più leggero, ma il tempo lavorativo è molto alto. Perché tu non devi pensare, quando questo è finito, il pescatore è finito a mare, va a casa, c'è da fare le reti, se no non va più a mare. Perciò non è una vita, è un mestiere come tanti, ognuno ama il proprio mestiere, perciò sono lavori che si fanno per passione ormai. Sì. E chi lo fa più? I ragazzi non lo fanno più. Ormai i pescatori, trovo qualche giovane che fa il pescatore. Qui ad Agropoli sono tutti vecchi, o meglio, dall'anzianità alla vecchiaia, giovane, gli piace il mare, ma gli piace per la passeggiata. Siamo saliti sulla barca di Claudio per farci raccontare un po' anche da lui il mestiere del pescatore qui ad Agropoli. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. Claudio, allora, che stai facendo di bello adesso? Sto aggiustando le reti. Che i delfini o i granchi le rombono. Senti, ma stamattina a che ora è cominciata la tua giornata di pescatore? Questo mestiere qua funziona che si buttano le reti o la mattina e il pomeriggio e si vanno a levare il giorno dopo. E se la vanno a levare. Però il mare è quasi finito. È cambiato molto in questi anni? Sì. C'è un ammangamento di pesci del 90%. Sì. Pure si entrano delfini, more, perché quella è strascico, quella lì c'è un'altra barca, là sotto, la vedi quella di mezzo. Come entra là dentro qualsiasi pesce è morto. Sì. Ma hai capito o non? Ho capito, no, come no, come no. Questo ti voglio dire. E quindi arrivano già morti. Arrivano già morti, allora per ripopolare il mare bisogna
avere un periodo di tempo minimo, come la vedo io, di 5 anni. Però a mare non devono andare né subacquee, non devono andare né chi si capiscono chi lenzi. In poche parole, infermiere a mare, falegname a mare, tutti chi si fanno due mestieri vanno a mare. E io ho 3 licenze. C'è due licenze da pesca e una da pescheria. Claudio, ma paghi il TAS e là vanno senza niente a pescare. Ma secondo te è normale questo fatto? C'è ragione Claudio, ma ti volevo fare un'altra domanda. Ma questo mestiere, sì, come l'hai imparato? A me per 8 generazioni, tutto pescatore. Da parte di mia mamma, sì, il nonno, il bisnonno, tutte vengono da Amalfi. Bello. La discendenza è da Amalfi. C'era una volta, sulle montagne del Cilento, un pastorello di nome Testene che viveva con sua madre e il patrigno Tagliabosco. Quando la madre morì, rimase solo al mondo a subire i soprusi del patrigno. Dopo qualche tempo pensò bene di scappare nel bosco. Giunto ad una fonte si fermò a bere e diede sfogo alle sue disgrazie. Da dietro un albero uscì improvvisamente Tagliabosco, che iniziò a picchiarlo selvaggiamente. La fonte, per sottrarre il ragazzo all'ira del patrigno, lo accolse nel suo grembo insieme alle sue tante lacrime. Da allora la fonte prese il suo nome, a perenne suo ricordo.